Buonasera a tutti, ben ritrovati. Sono moltissime le notizie che riguardano la strage di Parigi avvenuta venerdì notte, ve le daremo tra pochissimo nel telegiornale. Vi dico subito che sono notizie importanti, fondamentali. Innanzitutto sono stati identificati altri due kamikaze e ancora una volta, così come era capitato già ieri per il primo identificato, si tratta di due cittadini francesi di 20 e 30 anni, questa volta sono residenti in Belgio, erano residenti in Belgio, dunque la pista belga, quella che è apparsa subito prioritaria, sembra essere quella giusta. Non solo, l'altra notizia fondamentale di oggi è che è stato identificato l'ottavo uomo, quell'ottavo kamikaze di cui si erano perse le tracce ed è su tutto il territorio francese scattato nella giornata di oggi una caccia all'uomo incredibile che è arrivata fino ai confini tra Francia e Belgio, perché si è scoperto che questa mattina alle 8 l'uomo che è stato identificato, vi faremo vedere anche la foto con nome e cognome, è scappato, è riuscito a fuggire, a attraversare la frontiera proprio alle 8 di questa mattina. Sembra incredibile in un momento in cui le frontiere erano chiuse, in un momento in cui l'intero paese, non solo la Francia, anche gli altri paesi europei erano in allerta totale, si è riuscito a fuggire. Di quest'uomo si sono perse le tracce, dunque l'ottavo misterioso kamikaze. E poi naturalmente lo avrete sicuramente letto e sentito, purtroppo si è concretizzato quello che era il timore dei familiari di Valeria Solesini, la vittima italiana, la ragazza italiana di Venezia di 28 anni che non rispondeva all'appello che era data per dispersa da venerdì notte. Bene, purtroppo è stato confermato il suo decesso, il console italiano è stato chiamato per l'identificazione del corpo questa mattina ed ha confermato che si tratta proprio di Valeria Solesini. Naturalmente in tutto il paese, in tutta la Francia, oggi si cerca di tornare alla normalità, ma la situazione è estremamente tesa. Ci sono stati allarmi bomba, poi in qualche caso naturalmente rientrati subito, in altri casi rientrati dopo diverse ore in tutto il paese, soprattutto a Parigi. L'ultimo proprio pochi minuti fa, per questo ci colleghiamo subito con la nostra inviata Adriana Bellini, che è in collegamento dalla piazza di Notre Dame. Adriana, allora l'ultimo allarme c'è stato proprio pochi minuti fa, che cosa è successo? Esatto, proprio pochi minuti fa, a pochi metri da dove mi trovo io, a Notre Dame, all'Hotel de Ville, nella fermata della metropolitana, c'è stato un allarme bomba, è stata chiusa tutta la metropolitana e tutta la linea perché c'era un pacco sospetto. Poi dopo si è visto che si trattava solo di una valigia, gli artificieri sono usciti davvero pochi minuti fa, dunque allarme rientrato. Però Francesca, qui la tensione è davvero altissima, si susseguono gli allarmi, gli attacchi di panico, c'è stata la Repubblica, c'è stato il quartiere ebraico dove si sono create dei momenti di panico, dei fuggi generali. La polizia dice che si trattava solamente di scoppi di petardi, però insomma tensione altissima anche qui a Notre Dame dove mi trovo, dove stanno uscendo le persone, è finita appena la messa, dietro di me vedete l'edificio, ci sono subito i cecchini con te. Pronti a sparare. Dobbiamo interrompere per 30 secondi perché dobbiamo dare i titoli del telegiornale per raccontare tutto questo tra pochissimo, ci ricolleghiamo subito con Parigi, tra 30 secondi i titoli. Giada a Parigi, ora ufficiale, Valeria Solesin è morta, lo conferma la famiglia. Il console italiano ha riconosciuto la salma della 28enne veneziana stagista alla Sorbona. La giovane donna era al teatro Bataclan insieme al fidanzato e ad amici che si sono messi in salvo. Ed è caccia all'uomo, si cerca l'ottavo terrorista, un belga, diffusa la foto segnaletica, identificato un cittadino francese, sospettati i suoi due fratelli, e in una banlieue è ritrovata la seconda auto del comando, carica di Kalashnikov e munizioni. Il presidente francese François Hollande prepara un decreto durissimo da sottoporre al Parlamento, prevede la proroga dello stato di emergenza per 3 mesi. Ancora momenti di tensione nella capitale francese, panico per un'esplosione a Place de la République, evacuata per diversi minuti, falsi allarmi durante tutta la giornata in città. I fatti di Parigi sono al centro del G20 in Turchia, che si chiude con un appello ai paesi per risolvere l'emergenza migranti. Obama, dopo il faccia a faccia con Putin, dice che bisogna raddoppiare gli sforzi nella lotta all'ISIS. I due leader concordano, l'imperativo è risolvere la crisi in Siria. E a margine del G20 parla anche il premier italiano Matteo Renzi. Di fronte ai fatti di Parigi serve determinazione, saggezza, ma aggiunge anche unità.
E domani i ministri Alfano e Gentiloni riferiranno in Parlamento. Il governo cerca risorse per la sicurezza con un emendamento alla legge di stabilità. Monito di Papa Francesco durante l'Angelus: è una bestemmia usare la violenza in nome di Dio, dice, e rinnova il grido di dolore della Chiesa di fronte ai 132 morti e alle centinaia di feriti di Parigi. Come può il cuore di un uomo ideare tanta barbarie? Intanto sono ferrei i controlli della polizia ai pellegrini prima del discorso del pontefice, in vista del giubileo, intensificate tutte le misure di sicurezza. Buonasera, ben ritrovati. Dunque, ve lo dicevo nell'anteprima, la situazione a Parigi è tesissima. Proprio pochi minuti fa c'è stato un allarme che ha creato il panico in Place de la République, dove la gente ha continuato da questa mattina ad arrivare per depositare fiori in ricordo delle vittime della strage di venerdì notte. È bastato il rumore di un'esplosione, poi si è rivelato essere un petardo, probabilmente, ancora naturalmente le verifiche sono in corso, ma nella direzione del quartiere ebraico e poi di Rue Rivoli, dunque un possibile eventuale punto sensibile. È bastato questo, vi dicevo, per scatenare il panico, la folla ha cominciato a correre. Allora colleghiamoci subito con Parigi per sentire qual è l'atmosfera e la sensazione in questi minuti. Adriana, allora ci stavi raccontando, a Place de la République si è scatenato il panico proprio pochi minuti fa. Sì, Francesca, prima volevo dirti, lo vedete, io sono davanti a Notre Dame, è appena finita la messa dell'arcivescovo di Parigi André Ventroux, stanno uscendo le persone e ci sono le campane che risuonano, forse riuscite a sentirle, un tocco per ogni vittima, c'è un'atmosfera di grandissima commozione nel contesto di un anche altrettanto grande panico. Qui dietro di me, sopra il rosone della facciata di Notre Dame, forse riuscite a vederli, ci sono i cecchini appostati con i fucili puntati, pronti a sparare in qualunque momento. Infatti tutto il pomeriggio, come dicevi, che si susseguono dei falsi allarmi, del panico generale un po' dappertutto a Parigi. Qui poco fa all'Hotel de Ville, nella fermata della metropolitana, c'è stato un allarme, poi è rientrato per un pacco sospetto, gli artificieri sono usciti e hanno potuto riaprire la linea che è stata chiusa per molte ore, però anche a République, dove c'erano moltissime persone che portavano omaggio alle vittime, le e si sono sentite delle esplosioni. Ecco, un fuggi-fuggi generale, un panico incredibile, si sono rincorse le voci di una possibile sparatoria, di una bomba che è esplosa, per fortuna niente di tutto questo, però poco dopo è successo la stessa cosa a Rue de Rosier, che è il quartiere ebraico, sempre molto vicino a République, si è parlato anche di un museo, di un'altra metropolitana, insomma questo per dire che la situazione è davvero difficile, la tensione è altissima, soprattutto perché, come dicevi, si cerca questo ottavo kamikaze, l'ottavo uomo, che quello che dicono qui in Francia non ha avuto il coraggio di farsi esplodere, e sarebbe il fratello degli altri due che sono stati identificati con certezza, sì. I due kamikaze francesi che vivevano in Belgio, esatto, vivevano torniamo adesso su questo, Bruxelles. Adriana. Ci torniamo tra pochissimo su questo, allora andiamo con ordine perché naturalmente le notizie oggi sono moltissime, come vi dicevo in apertura, sarà anche un po' più lungo il nostro telegiornale, ve lo dico subito perché abbiamo tante cose da raccontarvi, restiamo naturalmente in collegamento con Adriana durante tutta la durata del telegiornale per avere ogni informazione che arriva da Parigi. Allora cominciamo innanzitutto a raccontarvi la storia di Valeria Solesini, ve lo dicevo, purtroppo è la prima vittima italiana, è la ragazza di 28 anni di Venezia, ricercatrice che si trovava con il fidanzato e con due suoi amici nell'inferno, si è ritrovata nell'inferno di Bataclan. Si erano perse le sue tracce da venerdì notte, si era sperato si trattasse soltanto di un ferimento, che non fosse riuscita a mettersi in contatto. Invece purtroppo questa mattina è arrivata la conferma con l'identificazione da parte del console italiano a Parigi, che appunto si tratta della prima vittima italiana. Il dolore della certezza squarcia Cannaregio già al tramonto di ieri, quando a casa Solesin giunge notizia che il fidanzato della figlia, con lei al Bataclan, ha saputo dalle autorità francesi che Valeria è morta. Ma manca l'ufficialità e l'unità di crisi della Farnesina, in contatto con la famiglia veneziana fin dalle prime ore dopo gli attentati, avendo dichiarato la ragazza irreperibile, mantiene accesa una fiammella.
Notte di disperazione ieri a San Marcuola, vicino al casinò, aspettando che stamattina l'ambasciatore italiano e il console si calassero in questa realtà. I parenti che entrano ed escono dall'obitorio affacciato sulla Senna. Poco dopo la nota del Ministero degli Esteri. Le autorità diplomatiche italiane hanno riscontrato corrispondenza con gli elementi identificativi forniti dalla famiglia della connazionale Valeria Solesin. Il riconoscimento formale spetterà ai familiari e potrà essere effettuato solo dopo la procedura di autopsia disposta dalla magistratura francese. Così Dario Solesin lascia Venezia e va a riprendersi il corpo della sorella, 28 anni, laureata in sociologia a Trento, a Parigi dal 2012, dottoranda in demografia alla Sorbona, con uno studio comparato sulla vita delle donne italiane e francesi. Quando al Bataclan scoppia il panico, Valeria fugge con Andrea Ravagnani, il ragazzo trentino col quale vive da un paio d'anni, e con un'altra coppia. Nel caos perde la borsa con i documenti, cade sotto i colpi dei terroristi, gli amici che cercano l'uscita correndo tra le raffiche la ricordano a terra, fuori si ritrovano in tre, manca solo lei. Oggi anche Cecilia Strada piange la giovane veneziana dal viso aperto e dal sorriso dolce, un'appassionata volontaria di Emergency. E la mamma di Valeria invita a ricordare la persona, la cittadina, la studiosa meravigliosa che era sua figlia. In ospedale prosegue la degenza di Laura Apolloni, ferita alla spalla da una scheggia di proiettile operata ieri sera. Le fa compagnia Massimiliano Natalucci, l'amico d'infanzia diventato imprenditore con ufficio a Parigi. Ieri ci ha raccontato il terrore di quei minuti, lo shock per i morti e i feriti che gli cadevano accanto uno dopo l'altro, la salvezza trovata strisciando verso una stanzetta al primo piano del teatro. Lui e la sua amica sognano solo di rientrare a Senigallia. Tutt'altro futuro attende la famiglia Solesin. E intanto vi devo dire che è stato anche aggiornato il numero delle vittime, che è salito a 132, perché sono morti 3 feriti dei 100 gravi di cui abbiamo parlato in questi giorni. Parallelamente però va avanti il lavoro degli investigatori, sono al lavoro quasi tutti i magistrati, non soltanto quelli dell'antiterrorismo francese, e oggi si è fatto un passo importante avanti perché sono stati identificati altri 2 kamikaze, anche loro francesi, e un 8° uomo per il quale è partita la caccia. L'8° uomo ha attraversato indisturbato la frontiera franco-belga sabato mattina. Abdeslam Salah, 26 anni, è stato lasciato passare dalla polizia di frontiera di Cambrai poco prima che da Parigi partisse la segnalazione come possibile sospettato per gli attacchi di venerdì sera. Eppure, a quell'ora, Hollande aveva già chiuso le frontiere e lo stato d'emergenza in tutto il paese avrebbe permesso ai gendarmi di confine di trattenere l'uomo in attesa di una verifica più accurata. Quando sono andati a cercarlo a Molenbeek, nel sobborgo ormai tristemente famoso di Bruxelles, gli investigatori hanno trovato soltanto la sua vettura. Salah è scomparso e adesso la polizia francese lo cerca in tutta Europa con un appello su Twitter alla ricerca di qualcuno che possa dare informazioni su un uomo ritenuto molto pericoloso che potrebbe essere implicato, recita l'appello, negli attentati del 13 novembre a Parigi. È sull'asse Parigi-Bruxelles, Francia-Belgio che ormai si muove l'inchiesta per far luce sull'attacco a Parigi. Nella capitale del Belgio e dell'Unione un team di investigatori francesi e belgi ha stabilito il suo quartier generale per ricostruire tutte le tessere del puzzle, per svelare la macchina organizzativa che ha concretamente agito per realizzare il piano di morte a Parigi. Salah potrebbe essere uno dei fratelli francesi che hanno partecipato all'attacco. Per lui la procura di Bruxelles ha emesso un mandato d'arresto internazionale. Il secondo era il kamikaze che si è fatto saltare nel ristorante di Boulevard Voltaire. Un terzo fratello, interrogato dalla polizia belga, è stato rilasciato. In Belgio erano state noleggiate 2 delle auto utilizzate per seminare panico e morte nella capitale francese. Le 2 auto sono quelle trovate vicino al Bataclan e al cimitero di Père Lachaise. Ieri la polizia belga aveva effettuato diverse perquisizioni a Molenbeek e fermato 7 persone. Gli arresti potrebbero avere un legame, aveva spiegato il ministro della giustizia, con la Polo grigia noleggiata in Belgio. E a bordo di un'altra auto utilizzata dai terroristi, trovata in una banlieue di Parigi, c'erano 3 Kalashnikov e molte munizioni. Di Ismail Omar Mossefai, il kamikaze francese del Bataclan, il primo terrorista identificato dagli inquirenti, si sa ormai tutto. Era un pregiudicato schedato anche per la sua vicinanza agli ambienti islamici radicali. 29 anni, noto alla polizia per piccoli reati.
reati comuni, 8 condanne fra il 2004 e il 2010. Era padre di famiglia, abitava a Chartres, un centinaio di chilometri da Parigi, dove frequentava la moschea salafita. Nel suo percorso di radicalizzazione si sarebbe recato in Turchia nel 2013. Gli inquirenti stanno cercando di appurare un suo presunto soggiorno in Siria nel 2014. Intanto non si riesce ancora a far chiarezza sul passaporto siriano trovato allo Stade de France accanto a uno dei kamikaze. Risulta essere stato registrato il 7 ottobre a Presevo, nel sud della Serbia, a ridosso del confine con la Macedonia, da un profugo che ha poi presentato richiesta formale di asilo. Le autorità di Belgrado hanno accertato, su richiesta di Parigi, che i dati coincidono con quelli del migrante registrato il 3 ottobre all'Eros, in Grecia. La persona viene indicata con il nome di Ahmad al-Mohammad. Quello che però non è ancora accertato è se quella è veramente l'identità dell'attentatore suicida o se il passaporto è stato sottratto al legittimo possessore o, ancora, se quello ritrovato allo Stade de France era semplicemente un documento falso. Un altro passaporto, quello egiziano, trovato sempre nei pressi dello Stade de France e in un primo momento attribuito a uno dei kamikaze, era invece di un cittadino egiziano ferito nell'attentato. Anche grazie a tutte queste informazioni si sta piano piano cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica di quanto è avvenuto venerdì notte. Quello che si è subito capito, che si è subito evinto dalle informazioni che sono arrivate, è che i terroristi e i kamikaze hanno agito in una parte ben specifica della città di Parigi e poi presumibilmente, da quello che abbiamo saputo anche nella giornata di oggi, il ritrovamento della macchina con le armi, la fuga di uno degli 8 terroristi, hanno cercato di scappare abbandonando le macchine, quelli naturalmente che non si sono fatti saltare in aria. Dunque non è escluso che esistano anche altri membri di questo comando. Quel che è certo è che adesso la dinamica cronologica di quanto è avvenuto è sicuramente più chiara. I punti fermi non possono che essere le dichiarazioni rilasciate dal procuratore di Parigi, Molin. E allora gli assassini hanno agito in modo coordinato, divisi in 3 gruppi. E qui sorgono i primi interrogativi, perché se non ci sono molti dubbi su quanto accaduto vicino allo Stade de France durante la partita Francia-Germania, con 3 kamikaze che si sono fatti esplodere tra le 21:20, azione che ha dato il via agli attacchi coordinati, e le 21:53, i buchi neri riguardano le due squadre che hanno agito nel cuore di Parigi, a cominciare da quella che ha compiuto l'attacco più sanguinoso, quello alla sala concerti Bataclan. Alle 21:49 3 terroristi scesi da una polo nera hanno fatto irruzione nel locale, cominciando a sparare all'impazzata, lasciando per terra 89 vittime prima dell'intervento delle teste di cuoio, che hanno eliminato uno dei 3, mentre gli altri 2 si sono fatti saltare in aria azionando la propria cintura esplosiva. Inizialmente si pensava che gli autori della strage fossero stati 4, molti testimoni inoltre hanno parlato anche di una donna tra i jihadisti. Altro particolare da chiarire, 7 i terroristi morti negli agguati. I 3 di Saint-Denis, i 3 del Bataclan e quello che si è fatto esplodere in Boulevard Voltaire alle 21:43, seduto come un normale avventore ad un tavolo della brasserie Comptoir Voltaire. Di quale dei 3 gruppi di fuoco individuati dal procuratore faceva parte? Forse di quello che ha sparato e ucciso a colpi di AK-47-39 persone in 3 diversi luoghi, tra il 10° e l'11° arrondissement? Questa è l'azione più misteriosa, comune denominatore la Seat Leon nera che ha trasportato gli assassini, quella ritrovata questa mattina. Alle 21:25 si ferma all'angolo tra Rue Bichat e Rue Alibert, le raffiche contro i clienti del Café Carillon e del ristorante Petit Cambodge. 15 morti, passano 7 minuti e il bersaglio diventano la pizzeria Casa Nostra e il Café Bonbière in Rue de la Fontaine au Roi. 5 morti, 4 minuti ancora e le ultime raffiche di Kalashnikov fanno 19 vittime al Café Belle Équipe, all'incrocio tra Rue de Charonne e Rue de Federbe. Rimane il dubbio su quanti fossero i passeggeri della Seat Leon. Alcuni testimoni dell'attacco alla pizzeria Casa Nostra hanno dichiarato di aver visto scendere dalla macchina 2 uomini armati. Se fosse così, il cerchio si chiuderebbe. Il 7° kamikaze è l'ultimo terrorista in fuga, quello identificato oggi dalle autorità giudiziarie francesi. Del resto, anche l'ISIS, nella sua delirante rivendicazione, aveva parlato di 8 attentatori con cinture esplosive e fucili d'assalto. Dunque avete sentito che si sta cercando di capire in particolare se il primo kamikaze identificato avesse avuto contatti con la Siria. Bene, proprio in questa direzione è arrivata poco fa una notizia che avvalorerebbe questa ipotesi, perché i servizi segreti iracheni proprio poco fa all'agenzia internazionale la France Press hanno detto che l'attacco di Parigi sarebbe stato organizzato a Raqqa, appunto in Siria, nei mesi scorsi, da un gruppo di terroristi che erano stati preparati specificatamente per l'operazione nella capitale francese. Sarebbero 24, secondo i servizi segreti iracheni, i jihadisti coinvolti, 19
per gli attacchi terroristici e 5 invece con compiti logistici. Non solo, i servizi segreti iracheni hanno anche precisato di aver avvisato, di aver avvertito i paesi europei di possibili attacchi che si sarebbero verificati appunto in questo periodo. Lo ha detto ufficialmente il ministro degli esteri iracheno Al Jafari in un'intervista che ha fatto a Vienna e che è stata pubblicata sul sito web poco fa. L'Iraq aveva messo in guardia contro imminenti attacchi non soltanto la Francia, dice Al Jafari, ma anche Stati Uniti e Iran. E non solo, c'è ancora, sempre in merito all'inchiesta, un'altra precisazione, questa volta viene dal ministro francese Braillard, che ha diciamo chiarito quello che in realtà si era già immaginato nella giornata di ieri, cioè che i terroristi, che l'attacco per fortuna allo Stade de France è fallito in qualche modo, perché gli attentatori kamikaze avevano l'intenzione di entrare, erano muniti di biglietto come vi abbiamo raccontato, e quindi volevano entrare dentro lo stadio, e lì davvero sarebbe stato una strage ancora maggiore, mentre sono stati bloccati ai tornelli e agli ingressi, e quindi si sono fatti saltare in aria all'esterno dello stadio. È arrivata appunto la conferma da parte del ministro. Ma il problema è di capire adesso qual è la situazione, che cosa cambierà dunque nei controlli, nelle strade parigine, soprattutto nella politica della sicurezza, ma anche della politica estera francese. Questa mattina c'è stato all'Elysée un incontro importante tra il presidente Hollande e l'ex presidente Sarkozy. Sentite. François Hollande nelle ultime 36 ore ha parlato già 3 volte, discorsi ufficiali alternati a visite sui luoghi degli attentati e riunioni di governo, ma l'attesa è tutta per quello che dirà domani ai francesi. Tante sono infatti le domande che si rincorrono. È stato fatto tutto il possibile a livello della sicurezza per evitare la carneficina? Polizia e magistratura hanno mezzi sufficienti? La risposta immediata potrebbe essere clamorosa: il prolungamento dello stato di emergenza per ben 3 mesi, una misura eccezionale che deve passare al vaglio del Parlamento, a cui sarà presentata sotto forma di decreto mercoledì prossimo. Interrogativi che questo pomeriggio risuonavano all'Eliseo, dove il Presidente ha ricevuto uno ad uno tutti i rappresentanti delle forze politiche di governo e opposizione, a cominciare da Nicolas Sarkozy, che prepara la corsa per guadagnare di nuovo nel 2017 la poltrona dell'Eliseo. Un incontro lungo, più di un'ora, segnato, si dice, da momenti di alta tensione e divergenze di vedute in un clima molto diverso dall'unità repubblicana del dopo Charlie Hebdo. Je crois qu'il faut que chacun d'entre nous ait la lucidité de comprendre que nous sommes en guerre, que la guerre nous est faite. La parola guerra non è una parola che si pronuncia con leggerezza, ma è questo che accade. Ho detto ad Hollande che dobbiamo radicalmente cambiare le regole che garantiscono la sicurezza. È necessario essere più duri, e per quanto riguarda la politica estera lo stesso. In Siria bisogna agire tutti insieme, compresi i russi, perché è assurdo avere 2 differenti coalizioni di fronte all'ISIS. Parole non lontane dalle posizioni del premier Valls, che in queste ore gestisce in prima linea l'emergenza di una città blindata, impaurita e anche arrabbiata, tanta la polizia per strada e l'esercito, arrivato da tutta la Francia per presidiare in particolare le scuole, che domani riapriranno le porte. Restate a casa almeno fino a domani, dicono gli appelli, ma quella di oggi è stata la domenica dell'omaggio alle vittime, con migliaia di persone che si sono recate nei luoghi del massacro per lasciare un fiore, una poesia o un semplice disegno. Un omaggio che è passato anche per la messa di cui ci parlava prima Adriana Bellini, una messa celebrativa a Notre Dame. Adriana, allora, dicevamo dell'omaggio alle vittime, che è passato anche attraverso la celebrazione che si è conclusa proprio poco fa. Adriana. Esatto, è stata una celebrazione molto commovente, c'erano moltissime persone, migliaia di persone che sono arrivate da tutta Parigi, grandi misure di sicurezza, ognuno è stato controllato nel dettaglio, le borse, i cappotti, tutto quanto. C'erano presenti molte autorità, però non c'era nessuno del governo, e questo è un fatto abbastanza singolare. All'inizio si era detto che forse che ci sarebbe dovuto essere il Presidente della Repubblica Hollande o comunque qualcun altro, invece questo non è avvenuto. Probabilmente perché i colloqui all'Eliseo si sono prolungati, sappiamo che sono avvenuti, come avete visto nel servizio, durante tutto il corso della giornata. Nel pomeriggio Hollande si è visto anche con Marine Le Pen e poi ancora con altre persone, quindi probabilmente non è stato neanche possibile venire qui alla messa. Ci sono veramente delle priorità in questo momento. Adriana, e questo fatto che potrebbe essere...
A proposito degli incontri che ha tenuto Hollande, volevo chiederti questo. La notizia diciamo che sembra concretizzarsi è che domani Hollande parlerà alle 16 a Versailles, terrà il suo discorso e chiederà probabilmente il prolungamento di 3 mesi di questo stato di emergenza, quindi una roba che non succedeva dagli anni 90, da metà degli anni 90, quindi la situazione è che questo prolungamento della situazione di emergenza dà bene il senso di quanto la situazione sia assolutamente fuori controllo ancora, Adriana. Sì, Hollande parlerà a Camere riunite a Versailles in un'atmosfera molto solenne e appunto proclamerà con ogni probabilità questo stato di emergenza per 3 mesi. È una cosa insomma abbastanza clamorosa. Questo significa innanzitutto mantenere per la polizia, per le forze dell'ordine poteri speciali di intervento più semplici, più snelli. Questo innanzitutto in questo momento così difficile. E poi significa anche divieto di manifestazione, limitazione di tanti avvenimenti che potrebbero significare occasioni di rischio. Insomma, è veramente qualcosa di molto grave ed è dimostrato dal fatto che deve passare per il vaglio del Parlamento e che quindi questo avverrà mercoledì quando sarà presentato ai parlamentari per mezzo di un decreto che lo dovranno votare, questo stato di emergenza lungo addirittura 3 mesi, Francesca. È una sorta, sì, grazie Adriano, una sorta di patriottismo. Attacco è un po' quello che è successo negli Stati Uniti a seguito dell'11 settembre. Torneremo naturalmente a collegarci con Adriana. Intanto ti ringrazio per capire il perché, capire in maniera ancora più approfondita il perché di queste leggi di sicurezza. Torniamo un attimo a quanto è successo venerdì notte, perché continuano ad arrivare in queste ore, per tutta la giornata di oggi si sono susseguite le testimonianze di chi è sopravvissuto e le immagini girate in maniera naturalmente amatoriale di quanto è accaduto, e più si va avanti e più ci si rende conto della drammaticità di quella mattanza. Guardate. Le 21:49 di venerdì sera. Al Bataclan gli spari del comando jihadista interrompono il concerto degli Eagles of Death Metal. Sul palco il primo a rendersi conto di quello che sta accadendo è il bassista che scappa. È la ripresa di uno degli spettatori, un tassello del mosaico di video amatoriali che raccontano la strage, la fuga disperata di chi riesce a raggiungere un'uscita, una finestra, come documenta il video del giornalista di Le Monde, Daniel Psenny. Momenti drammatici testimoniati da un altro filmato diffuso dalla France Presse, dal quale abbiamo eliminato le immagini più crude. Si sentono gli spari, l'attacco terroristico è in corso. Oh merda. Il video di un fotografo accorso sul posto e messo online da Paris Match testimonia i primi scontri a fuoco tra i terroristi asserragliati al Bataclan e le forze dell'ordine. Sono le 22:09 minuti. Solo a mezzanotte e 25 le teste di cuoio faranno irruzione. Je sentais que les gens essayaient d'avancer tout ça, donc à un moment je me suis dit bah relève-toi et cours quoi. Et là j'ai senti l'impact sur le coude, ce qui m'a incité à me recoucher par terre. J'ai pas eu très mal sur le coup, j'ai juste senti un gros impact et je savais que ça tirait, j'ai compris ce que c'était tout de suite. J'ai pas vu de personne cagoulée, j'ai vu une personne, alors il y en a une que j'ai à peu près vue qui était assez grande, mais voilà, c'est le seul truc dont je me souviens, c'est qu'il était grand. Je vois des armes noires, ouais, on enjambe des corps, on enjambe des gens, on sait pas s'ils sont vivants et... Et on n'a qu'un instinct et qu'une chose en tête, c'est sortir. Il faut sortir de là, il faut sortir le plus vite possible parce que là, c'est notre vie qui est en jeu, quoi. J'avais les deux mains tendues, j'étais allongé par terre, enfin allongé sur l'amas de personnes, en fait. Espèce de... Voilà, les gens étaient tous allongés les uns sur les autres, tombaient les uns sur les autres. Et j'ai tendu la main pour essayer d'attraper. Et là, j'ai senti une main et qui m'a tiré avec une force monumentale. Et je me suis retrouvé éjecté de la salle et je me retrouve dans la rue. Et là, je ne sais pas qui a dit ça, je ne sais pas si c'était la police ou je ne sais même pas s'ils étaient là, mais j'ai entendu courir, 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 courir. Et donc on a couru sur la gauche de la rue et on a couru le plus vite possible jusqu'à être
jusqu'à être en sécurité dans un immeuble où des gens, je remercie infiniment, nous ont accueillis chez eux. Moi, je suis tombé sur un jeune homme qui s'appelle Clément, que je connaissais pas, qui m'a pris chez lui. J'étais en panique, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Il m'a recueilli chez lui, il m'a soigné, parce qu'il avait un brevet de secouriste. Il m'a soigné, il m'a mis en sécurité, et voilà quoi, c'était... Et puis il m'a calmé parce que j'étais dans un état de choc, enfin, je sais pas si c'est un état de choc ou de stress, j'en sais rien, mais c'était... Voilà quoi, il nous a... Enfin moi, il m'a... Giovani e cosmopoliti, questo avevano in comune molte di quelle vite falciate dagli attentati di Parigi. 26 persone mancano all'appello, non ancora rintracciate, ma le 103 vittime già identificate dei 132 morti, con i loro volti e le loro storie, danno chiaro il segno di quello che è stato colpito a Parigi. Valentin Ribé, francese, è la prima delle vittime identificate. 26 anni, talentuoso avvocato fresco di laurea alla London School of Economics, parlava tre lingue, compreso il tedesco. Era sotto il palco degli Eagles of Death Metal quando è caduto sotto i colpi del Kalashnikov. Nella sala del Bataclan è morto anche Nick Alexander, 36 anni, di Londra, vendeva merchandising della band. Era lì con la ex fidanzata Hélène, un incontro organizzato all'ultimo, lui di passaggio a Parigi con il supergruppo rock. Si rivedono, passano la serata tra i ricordi, lei è rimasta ferita alle gambe, lui giustiziato di fronte a lei. Sono morte al ristorante dove festeggiavano il compleanno di un amico, Uda e Halima Ben Khalifa Sadi, due sorelle tunisine trasferite da tempo in Francia. Vivevano in Borgogna ma erano a Parigi per un weekend e non sono certo le uniche vittime musulmane della mattanza islamica, che ha colpito anche alcuni algerini, almeno due confermati dall'ambasciata. Tra le vittime anche la cugina del centrocampista originario del Mali, Lassana Diarra, che gioca nella nazionale francese. Lui era allo Stade de France a giocare l'amichevole con la Germania, mentre sua cugina, Asta Diakite, veniva colpita in una delle sparatorie. Senza distinzioni di religione, cultura o nazionalità, il mondo intero è stato colpito a Parigi. Oltre all'italiana Valeria Solesin, almeno due cittadini americani, tre cileni, una ragazza messicana di Veracruz e poi la coppia Milko Josic ed Elif Dogan, belga lui, turca lei. Da qualche mese si erano trasferiti a Parigi. Ora naturalmente i leader di tutto il mondo si stanno interrogando come affrontare l'emergenza del terrorismo in maniera fattiva. Si sono riuniti oggi durante le G20, durante il quale c'è stato anche un inedito faccia a faccia tra il presidente russo Putin e quello americano Obama. Dal G20 di Antalya, Turchia, un minuto di silenzio per Parigi contro il terrorismo, tutti in piedi, era atto dovuto. Da un salotto del G20 di Antalya, Turchia, 35 minuti di faccia a faccia tra Barack Obama e Vladimir Putin. Dopo Parigi, passo potenzialmente cruciale di una crisi che oramai va oltre il terrorismo. L'incontro tra i due leader, così come il vertice stesso, stavolta appaiono più importanti del solito. L'occasione, dopo Parigi, è da non mancare per andare oltre le parole e affrontare il tumore siriano e quello chiamato Islamic State. Un accordo sulla Siria è nelle mani dei due leader e dopo Parigi, è opinione comune, serve ancor più di prima. Ufficialmente la conversazione di oggi viene descritta costruttiva. Obama e Putin concordano, serve muoversi anche sulla scia di quanto successo ieri a Vienna, dove una bozza di accordo sul da farsi in Siria è stata firmata da 20 paesi. Prevede inizio immediato del cessate il fuoco tra opposizione e regime, primi negoziati entro quest'anno sotto egida dell'ONU. In 6 mesi la nascita di un governo di unità nazionale ed in 18 mesi lo svolgimento di libere elezioni. Integrità ed indipendenza della Siria saranno garantite. Il cessate il fuoco però non riguarderà la lotta al califfato, ad Al-Qaeda e ad Al-Nusra, le punte dell'estremismo islamico più criminale. In pratica una via di mezzo tra il piano russo in circolazione da un paio di mesi e le richieste occidentali. Il problema centrale resta l'uscita di scena di Bashar al-Assad. Da sempre in questa crisi problema. Su tempi e strategie Obama e Putin restano distanti. Mosca vuole prima sconfiggere al-Baghdadi e i suoi tagliagole e poi affrontare il problema Assad. Washington invece considera la fine del regime di Assad elemento fondamentale per vincere proprio la battaglia contro il sedicente Stato Islamico. Ma il summit, dicevamo, è occasione importante per supportare il fronte diplomatico. Lo dice anche Donald Tusk, presidente
presidente del Parlamento europeo. Serve altro dopo le parole, serve colpire i finanziamenti del terrorismo, serve iniziare una lotta davvero comune contro questa minaccia, a partire dalla crisi siriana, anche per risvolti e conseguenze come quello dei flussi migratori. Insomma, tutto si collega. Su questo chiede chiarezza anche l'Unione con il commissario Juncker. Nonostante le notizie che arrivano dalle indagini francesi, non si faccia confusione tra migranti e terroristi. Sono paragoni che non piacciono. E poi, aggiunge Juncker, Parigi non va strumentalizzata per colpire le politiche comunitarie sull'immigrazione. E naturalmente il terreno della politica estera, compresa la questione della migrazione, è un terreno delicato anche per il governo italiano. Ritengo che questo sia il momento della determinazione e anche della saggezza e del buon senso, quindi nessun tono superiore a quello di cui abbiamo bisogno. A margine di un G20 che ha cambiato ordine del giorno e acquistato un peso ancora maggiore nel day after della carneficina francese, Matteo Renzi ci tiene a ribadire ad uso interno la linea già illustrata ieri ai capigruppo di maggioranza e opposizione riuniti nella biblioteca Chigiana. Unità e coesione sono le parole d'ordine di una strategia rispetto ai rischi di azioni terroristiche già avviata da qualche mese. Periodiche riunioni dei capigruppo con i ministri degli esteri, della difesa e dell'interno convocate dal premier in persona, sempre a Palazzo Chigi. Coinvolgimento dal quale nessuno si è tirato indietro né Lega né 5 Stelle, anche se la Lega ha mostrato insofferenza per la mancanza di concretezza della riunione di ieri e oggi con Calderoli rompe le righe sul Giubileo, chiedendo al Papa di valutarne la sospensione. Il Paese unito e compatto, assieme agli altri partner europei, sarà in grado di vincere il terrorismo, ha voluto ripetere oggi Renzi ad Antalya, ricordando che il Paese ha saputo essere unito ai tempi del terrorismo interno, negli anni di piombo e delle stragi di mafia. Un richiamo apparso oggi anche nelle parole che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha rivolto ai genitori di Valeria Solesin. Risponderemo con intransigenza a questa micidiale sfida di sopraffazione e morte, come durante gli anni del terrorismo interno, ha scritto in una lettera. Lo faremo senza far venir meno le ragioni del diritto e della giustizia che fondano la nostra civiltà. Domani alle 18.30 il governo riferirà alla Camera, Gentiloni e Alfano al posto di Renzi, martedì in Senato, dove è in corso l'esame della legge di stabilità, nelle cui maglie la maggioranza cerca di aumentare le risorse per la sicurezza, chiesta a gran voce dalle opposizioni tutte. Spiega Nicola Latorre, PD, presidente della Commissione Difesa del Senato, che nelle prossime ore saranno presentati alcuni emendamenti cosiddetti per il riordino delle carriere della polizia. In pratica un modo per aumentare gli stipendi e per anticipare, da ottobre 2016 a gennaio, l'assunzione di altri 2.500 poliziotti, coperture ancora da capire. È ancora prematuro parlare di nuovi stanziamenti, vediamo il commento che arriva dal Ministero dell'Economia. Diversa la questione per le cifre annunciate ieri da Alfano. I 700 milioni per la sicurezza a Roma fanno già parte degli stanziamenti del Giubileo. Altri 71 milioni arriverebbero come saldo fra due diverse voci, entrambe riguardanti la sicurezza contenute nella legge di stabilità. Lavori di cesello e attenzione obbligata ai saldi finali, perché coesione o no l'equilibrio dei conti annunciata a Bruxelles resta questione cruciale. E oggi, dopo gli attentati di Parigi, è stata sicuramente una domenica particolare anche per Papa Francesco, che ha usato parole piene di dolore, ma anche molto commosse, come aveva già fatto a ridosso della strage di venerdì notte. Ha lanciato un grido di dolore molto forte contro le cosiddette guerre di religione, che sono evidentemente per il Papa, ma lo sono ontologicamente, una contraddizione in termini. Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. Non si uccide in nome della fede e in nome della religione, non si può indicare l'odio come la risposta ai conflitti. All'Angelus in piazza San Pietro oggi Papa Francesco ancora una volta l'ha ricordato, le stragi parigine di venerdì non devono innescare la spirale perversa della violenza, ha detto, perché l'uomo non deve cedere al male, da cui solo il male può nascere. E anche ieri Francesco era tornato a parlare di una vera e propria terza guerra mondiale in corso, combattuta a pezzi. Tanta barbarie ci lascia sgomenti e ci si chiede come possa il cuore dell'uomo ideare
e realizzare eventi così orribili che hanno sconvolto non solo la Francia, ma il mondo intero. Al Presidente della Repubblica francese e a tutti i cittadini porgo l'espressione del mio fraterno cordoglio. Sono vicino in particolare ai familiari di quanti hanno perso la vita e ai feriti. Vi invito, ha chiesto alla folla dei fedeli Francesco, ad unirvi alla mia preghiera per invocare saggezza e propositi di pace nel cuore degli uomini e protezione sulla Francia, l'Europa, il mondo intero. E così anche in piazza San Pietro oggi ci si è raccolti in silenzio pensando alle vittime di Parigi. Una protezione che naturalmente è necessaria, sarà necessaria per i prossimi mesi anche sul nostro territorio nazionale. Ci si domanda quali siano le armi messe in atto dallo Stato e dal Governo, soprattutto in vista del prossimo giubileo che sta per cominciare. E per spiegare qual è la situazione sul nostro territorio ci ha pensato il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Roberti. Il pericolo sicurezza esiste in Italia, è oggettivo, ma non è concreto e circostanziato. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti, in un'intervista televisiva, ribadisce quanto detto ieri dal ministro dell'Interno Alfano. L'Italia deve affrontare una minaccia asimmetrica da parti diverse che potrebbe essere attuata da lupi solitari. L'unico modo per difendersi è quindi la prevenzione. A poco più di 3 settimane dall'inizio del giubileo è fondamentale il lavoro dei servizi. Il governo ha già messo in campo tutti gli strumenti necessari investigative ed intelligence che si possono usare, sottolinea Roberti. Non servono quindi leggi speciali, basta rafforzare la cooperazione internazionale perché la minaccia è trasversale e le informazioni devono circolare bene, devono arrivare prima e non dopo gli attacchi. Dobbiamo, afferma il procuratore, essere tutti pronti a cedere una parte delle nostre libertà di fronte al rischio terrorismo. È da tempo che l'ISIS lancia messaggi contro Roma, ma certo il giubileo fa salire l'asticella del rischio. Il Vaticano però non intende retrocedere. È in un momento come questo, ha detto subito il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Lombardi, che il giubileo è più necessario che mai. Dobbiamo essere prudenti senza cedere alla paura. I controlli intorno alla Santa Sede sono stati subito rafforzati. I metal detector usati nei varchi d'accesso al Vaticano passano da 4 a 15. Punti nevralgici da sempre sotto stretta osservazione per timore che vengano forzati da eventuali estremisti islamici. Roma sarà più pattugliata con 700 militari subito operativi, ma non ci sarà nessuna militarizzazione della capitale, modello Milano durante l'Expo. Siamo a livello 2 di allarme, un gradino prima di quello massimo che si attiva quando la città è sotto attacco, come è accaduto a Parigi. Sono stati già rafforzati tutti i presidi davanti agli obiettivi sensibili della città come ambasciate, stazioni e aeroporti. Ci sono più posti di blocco, pattuglie anche in borghese nelle strade e maglie più strette alle frontiere. Controlli massimi nei musei, stadi, luoghi di assembramento. Gli occhi dei droni proteggeranno dall'alto la città. Mentre la città di Parigi continua a rendere omaggio alle sue vittime, possiamo vedere le immagini che ci stanno arrivando in diretta da Place de la République, così poi ci colleghiamo. Ecco, lo vedete, anche di notte continua l'afflusso di persone che stanno depositando fiori e candele in ricordo delle vittime di venerdì notte. Adriana Bellini, allora, prima di chiudere brevemente, se ci sono altri aggiornamenti, vediamo dietro di te, oramai la piazza si è svuotata, ma qual è la situazione? È veramente deserta Parigi? È stata deserta per tutta la giornata o si prova a tornare a vivere? Domani riaprono anche le scuole peraltro a Parigi, Adriana. Esatto Francesca, no, oggi si è proprio provato a tornare a vivere, si era chiesto ancora alle persone di rimanere per questa giornata a casa, però insomma sono voluti tutti uscire, è stato il giorno dell'omaggio alle vittime, tutte le famiglie, io ho visto tanti genitori con bambini piccoli che portavano un fiore, un disegno, una poesia nei luoghi del massacro e domani, come dicevi, riaprono le scuole, è stata una decisione sofferta, però forse era inevitabile, però ci saranno moltissimi militari, l'esercito che sono arrivati da tutta la Francia, almeno 1500 solo per questo, per presidiare ogni singolo istituto, sono chiaramente le scuole dei luoghi ad altissimo rischio, però insomma bisogna pure ricominciare a vivere, è passato il momento, quello più di emergenza, è vero che c'è ancora questo ottavo kamikaze che non è chiaro dove si trovi e che rimane.
rimane un grande... Però sì, probabilmente fuori dai confini, però come abbiamo raccontato prima, insomma, la tensione resta altissima, c'è molto panico anche proprio tra le persone, basta un non nulla certo. per creare forte panico e anche pericolo, perché insomma poi queste grandi masse, è vero che non certo, si possono fare delle manifestazioni, però ci sono comunque dei grandi assembramenti, la tensione sì. può provocare anche solo questo, certo. un pericolo per le persone. Grazie mille Adriana, allora buon lavoro, noi chiudiamo questa lunghissima parte che abbiamo dedicato alla strage di Parigi, adesso dobbiamo parlare di una donna che si chiamava Miranda e che ha segnato la storia e il costume dell'Italia, probabilmente voi la conoscerete con un altro nome, cioè con quello di Moira Orfei, figlia del grandissimo clown Bigolon e che insieme a Walter Nones, suo marito, ha davvero creato la storia del circo e quindi anche della cultura in Italia. Si è spenta a Brescia, si è saputo la notizia oggi, a lei vogliamo dedicare questo ricordo. È stata l'icona italiana del circo, inconfondibile con quell'acconciatura che la faceva sembrare 15 centimetri più alta e che ha portato fino alla fine di una vita in continuo movimento all'ombra del tendone. Se n'è andata questa mattina Miranda Orfei, detta Moira per quella pelle scura da gitana, aveva 83 anni, 84 il prossimo 21 dicembre e si trovava nel suo caravan, la sua casa itinerante, fermo a Brescia per una tappa dello spettacolo. La regina del circo e degli elefanti, sempre in giro di città e in città come vogliono le sue origini sinti, di cui andava molto fiera, nata in quel circo ereditato dal suo bisnonno, un monsignore che, come lei stessa ha raccontato, si era tolto la tonaca per amore di una zingara bellissima e che con quattro cani e un orso aveva fondato il Circo Orfei, nipote e figlia d'arte del celebre clown Riccardo Orfei, le scuole fatte dove capitava, a secondo della città che ospitava lo spettacolo, poi il successo del suo circo, quello di Moira trapezzista, cavallerizza, acrobata, prestigiatrice. Moira, che diventa icona sexy negli anni del boom economico grazie allo scatto del fotografo Mario De Biasi che la immortala mentre passa in Piazza Duomo a Milano e poi il cinema. E questa è una moglie a due piazze. Sono lieta di dare la mano al nobile Marcantonio. Ma che Marcantonio è Marcantonio d'Egitto? Qui non c'è nessun Marcantonio. Come non c'è Marcantonio? No, non c'è Marcantonio. Come non c'è Marcantonio? Non c'è Marcantonio. Non c'è? Chi l'ha detto che non c'è? Come? Io gli so. Non sono Marcantonio forse? E che pezzo di Marcantonio sono? Totò, Mastroianni, Pietro Germi, ma sono le tigri, i leoni e gli elefanti ad attrarla di più. E non è un caso che nel mondo circense abbia incontrato suo marito Walter Nones, il più affascinante e coraggioso domatore che avessi mai visto, come lei stessa ha raccontato, con cui ha fatto due figli e ha portato avanti il suo progetto, quel circo che ancora oggi coniuga insieme tradizione e modernità, acrobati, clown e animali, ma anche teatro, danza, musical, spettacoli che adesso non si fermeranno nonostante il lutto, fa sapere la famiglia proprio per volere di Moira, icona pop che resterà sempre a ricordarci che il circo è arrivato in città. Sicuramente il modo migliore per ricordare la regina del circo. Noi ci dobbiamo fermare qualche istante e poi torniamo per tutti gli aggiornamenti. Restate con noi. Eccoci nuovo in diretta. Un ultimo aggiornamento a conferma del fatto che Parigi e la Francia vuole ricominciare a vivere. Domani riaprono oltre alle scuole anche tutte le zone museali e i negozi, i grandi magazzini a Parigi, questo appunto a dimostrazione del clima che sta cercando di tornare alla normalità nella capitale francese. Adesso restate con noi perché vi lascio uno speciale documentario, un'esclusiva di Piazza Pulita che racconta e vi racconterà il sistema di reclutamento dell'ISIS, dunque un tema quanto mai attuale, commentato da Lutwak, che è lo storico consulente strategico del governo americano, e da Carlo Freccero. Subito dopo di noi. Grazie per l'attenzione e buona serata.